Buonasera cari amici, bentrovati. Pronto Telenova, trasmissione del venerdì, come facciamo sempre, dedicata alla nostra salute. Oggi fortunatamente a Milano ha piovuto, le polveri sottili e notizie che si sono molto abbassate, ma certamente il tema inquinamento è rimasto in tutte queste settimane nel capoluogo lombardo. Stiamo vedendo in questo momento la nostra webcam sul nostro traliccio in via Silva e ci mostra com'è la situazione del cielo su Milano in questo momento. Uno spiraglio di sole, ma all'orizzonte ancora nuvole nere che non lasciano presagire nulla di buono per la giornata di domani. Oggi è qui con noi il nostro amico ed esperto, il dottor Michele Bianchi, pneumologo, opera all'ospedale Costantino Cantù di Abbiategrasso. Michele, ben trovato, buona serata. Ciao, buona serata, ciao Alberto, ciao ai nostri telespettatori. Allora, in parte l'abbiamo affrontato anche nella giornata di ieri, ma ci sono giunti molti messaggi, molte richieste di telespettatori che naturalmente sono preoccupati per tutte le notizie che ci sono state in questi giorni relativamente all'aumento, all'innalzamento delle polveri sottili, addirittura a livello 120-122, quando la soglia massima dovrebbe essere 50, quindi molto più alte, e aumento anche di altre sostanze inquinanti. E molti ci hanno chiesto, ma insomma, quali possono essere le ripercussioni sul fisico? Come sempre dovremmo fare poi una distinzione tra chi è in perfetta salute e chi magari ha già dei problemi polmonari. L'hai, diciamo, già detto tu in modo molto corretto, cioè va fatto un distinguo tra le persone che sono, diciamo, che soffrono di malattie respiratorie, quindi pazienti cosiddetti pneumopatici, no? Certo. Che hanno problemi praticamente di polmoni, e pazienti invece che hanno, diciamo, godono di buona salute. È chiaro che il tempo di questi giorni ha portato questo aumento, diciamo, di questi inquinanti, e questo, diciamo, non è un bene. Speriamo che ci sia così. Adesso, arrivando qua in trasmissione, abbiamo visto un cielo che è molto tetro, come abbiamo visto dalla webcam, sì, che è molto così. Speriamo che la pioggia possa, così dice, spazzare, pulire queste inquinanti atmosferici per portare un po', diciamo, di aria un po' più pulita, diciamo, ecco. Ecco, ci sono giunti molti messaggi da persone che quest'anno lamentano il fatto che l'influenza si è avvertita molto, i sintomi si sono prolungati anche adesso che abbiamo superato la metà di febbraio, e molti lamentano il fatto che, per esempio, è rimasta la tosse che si trascina per parecchi mesi. E ci chiedevano quali possono essere le soluzioni. C'è da preoccuparsi, probabilmente l'influenza più l'inquinamento possono fare un cocktail terribile? Fanno un ottimo cocktail, Alberto, perché quest'anno, diciamo, che le forme influenzali sono anche molto più pestifere, molto più cattive, aggressive. La gente che, diciamo, ha preso l'influenza hanno avuto proprio degli strascichi dopo il fatto dell'infezione, che anche lì va un po' valutata se è un'infezione un po' virale, un'infezione batterica, ha, diciamo, il perpetuarsi di tutta una serie di sintomi che vanno dalla tosse, dalla mancanza di fiato, da uno stato proprio di stanchezza, di astenia, di debilitazione del fisico importante. Quindi noi ci ritroviamo molto spesso in ambulatorio a visitare queste persone che ti raccontano che hanno fatto l'influenza, che hanno preso praticamente una terapia con degli antipiretici, così, però alla fine hanno avuto perpetuarsi di questa tosse. Tu li vai a visitare e alla fine devi certe volte optare, perché ci sono anche delle sovrainfezioni, per certe volte delle terapie antibiotiche, anche con il cortisone, proprio per pulire bene l'albero respiratorio da questo stato, e quindi delle volte riusciamo a liberare il paziente da questi stati di infezione dopo una serie di cocktail, di terapie, certo, perché sono abbastanza semplici. Anche con un quadro radiologico negativo, che non ci sono polmoniti, addensamenti, non c'è neanche febbre, perché molti di questi non hanno neanche febbre. Però dicevano: non ho la febbre, ma lei mi dà l'antibiotico. Però alla fine certe volte ci sono delle sovrainfezioni che, se no, non riesce a debellarle, ecco. Certo. Abbiamo una chiamata. Pronto? Buonasera. Buonasera, dottor Carreras. Posso chiedere al dottore? Prego. Io il mese prossimo, siccome sono qua tre mesi che mi porto dietro queste tossi bronchiali, sì, e quindi, vabbè, sono già stato dal mio medico curante, mi ha prescritto gli antibiotici, ho fatto queste cure. Però, dottore, io adesso tra due settimane vado a fare un RX al torace. Secondo lei può risultare... qualcosa, e quindi che finalmente se ne esca fuori, oppure
dovrò, diciamo, vivere la mia vita in questa maniera. Io poi, diciamo, che vedere che qualcuno pensi che risolveremo il problema con le piogge, a me sembra che siamo nell'assurdo più dell'assurdo. Giusto, dottore? Grazie, certo. Molto gentile. Salve, dottor. Grazie, Carnera. Carlo. Grazie, buonasera. Allora, ecco, Carlo è uno di quelli che ha la tosse. Sì, no, quello che lui ha detto sono le cose corrette. Innanzitutto, il fatto di fare la radiografia del torace è la prima, diciamo, il primo accertamento che va fatto, nel senso che ho questa tosse da un po' di tempo che non passa, ho fatto magari terapia antibiotica che non passa, devo comunque fare un RX del torace. Chiaramente bisogna un attimo capire anche se il nostro, diciamo, amico da casa aveva avuto magari anche uno stato di febbre, uno stato febbrile che accompagnava questa tosse qua, o se l'RX del torace comunque fosse negativo, possono essere quei fenomeni di riacutizzazione bronchiale che certe volte va un attimino inquadrato in prima istanza dal medico di base, ma col medico di base che venga anche supportato dallo specialista pneumologo in modo da fare ulteriori accertamenti, sia magari sul versante, se adesso non sappiamo se lui fosse allergico o meno, sul versante allergia, oppure sul discorso eventualmente di fare degli esami come l'esame dell'espettorato per vedere quale tipo di germe può essere responsabile di questo. Ci deve essere comunque un inquadramento specialistico, quello che vi consiglio dopo la lastra del torace, avere comunque un inquadramento specialistico proprio per sistemare questa sindrome tossigena. Ecco, la signora Maria Paola invece ci chiede e ti chiede se, lei dice, se abbiamo ingerito polveri sottili, ecco, si riesce a capire che ci siamo presi un malanno proprio a causa delle polveri sottili o in generale? No. Questo è difficilissimo, è praticamente impossibile, non è che si riesce. Cioè, le polveri sottili possono provocare. Allora, le polveri sottili possono provocare dei discorsi di problemi respiratori su quanto riguarda certi tipi di pneumopatie, anche a livello di pneumopatie interstiziali, così, però di causare, cioè di riuscire noi a vedere quanto possa essere stato, diciamo così, introdotto a livello di polvere sottile, non abbiamo nessun esame. Diciamo, cioè si vede il danno? Si può vedere il danno, ma queste qua poi, ripeto, sono situazioni che poi, ripeto, non sono situazioni singole, abbiamo detto anche precedentemente, sono situazioni che sono, diciamo così, aggiuntive a problemi proprio respiratori già presenti. Ecco, poi c'è chi ci chiede, dice, io sono abituato a fare lunghe passeggiate, a volte anche qualche corsa, in aree verdi, secondo lei, anche se il periodo è così inquinato, cioè l'aria di Milano, lei mi consiglia di continuare o è meglio lasciar perdere? Allora, qua è un po' il gatto che si morde la coda, perché io sono anche cardiologo, consiglio sempre che uno deve fare attività fisica all'aria aperta, quindi ma si intende aria aperta buona. Aria aperta buona, è chiaro che questo discorso qua degli inquinanti non è il massimo, però non è una cosa, diciamo così, cioè per coloro che abitano qua a Milano è un po', diciamo, la prassi, non dovremmo più vedere nessuno fare attività fisica, ecco. Cioè, diventerebbe poi un problema in un altro versante. Ecco, invece c'è un'altra nostra telespettatrice che ci dice che spesso la mattina si alza con molti sternuti uno dietro l'altro, quasi fosse proprio un raffreddore, poi durante la giornata invece tutto rientra nella normalità. Sì, questo è molto spesso una cosa legata a una storia di allergia. Una paziente così, verosimilmente. Siamo in già casa. In epoca allergica. Adesso stiamo iniziando adesso, Alberto, perché in questo periodo, diciamo, di fine febbraio è un po' il periodo di fioritura di quelli che vengono chiamati gli alberi mix, quindi tutti, diciamo, quegli alberi come il cipresso, la betulla, il nocciolo, l'ontano, il frassino, che hanno comunque la fioritura tra febbraio e marzo. Diciamo, c'è un po' come c'è il via del campionato di Formula 1, c'è il via del campionato delle allergie, sì, certo. Sta partendo proprio in questo mese. E quindi consigliamo, come la signora, di fare magari degli esami che riguardano l'allergia, perché lo stare anche in casa, nell'indoor domestico, ci sono proprio il discorso degli acari praticamente domestici, acari della polvere, che possono in un certo senso dare questa situazione, soprattutto a risveglio le prime ore, poi quando uno esce magari fuori casa sta notevolmente meglio. Quindi fare dei test allergici, quelli che vengono chiamati prick test sugli inalanti.
Da tanti anni, ci dice un telespettatore, sono affetto da asma. E lei crede che la situazione inquinamento possa peggiorare il mio stato? Vabbè, l'asma è innanzitutto una malattia che va un attimino inquadrata e va un attimino vista a che livello è di gravità. Ci sono chiaramente degli esami, ricordiamo l'esame spirometrico, la spirometria globale, che è l'esame fondamentale quando per inquadrare. Si soffia in quel tubo. Quando si soffia nel tubo serve proprio per valutare la capacità polmonare e vedere quanto fiato uno tiene, certo, quanto aria uno ha. Questo qua permette un attimo di valutare la cosa. È chiaro che quello che vi ho detto prima, cioè l'inquinamento è sicuramente nocivo e dannoso ai nostri polmoni, non è che non vogliamo non dirlo, però è sempre un qualcosa che può essere un'aggiunta a un qualcosa che uno ha. Cioè l'asma è comunque una malattia che è controllabilissima con i nuovi farmaci che adesso noi abbiamo a disposizione, ma ripeto va un attimo inquadrata, perché ci sono pazienti purtroppo ahimè che la trascurano e capitano di arrivare in pronto soccorso anche in situazione di codice rosso, di insufficienza respiratoria anche severa, quindi è una malattia che va comunque inquadrata con dei controlli periodici. Ecco, poi ti chiede un altro telespettatore, le risulta che l'influenza quest'anno abbia generato anche bronchiti e tracheiti? Sì, quest'anno è quello che dicevo prima, il discorso che certe volte nascono sotto forme influenzali e poi ci sono delle riacutizzazioni su base sia per le alte vie respiratorie, quindi faringotracheiti, faringiti tracheiti, ma anche per l'albero respiratorio basso, quindi riacutizzazioni bronchiali. Sono pazienti che proprio certe volte dice sì, nasce come influenza, non diamo l'antibiotico, ma poi ci sono queste sovrainfezioni e queste sovrainfezioni poi vanno prese un attimino la terapia antibiotica, e certe volte la terapia antibiotica in sé non riesce a essere solutiva, certo. Cioè, dobbiamo arrivare comunque magari a fare della aerosol terapia con cortisonici, con mucolitici, con broncodilatatori, proprio per cercare di migliorare questo stato infiammatorio del polmone e questo stato di infezione che il polmone ha. Perfetto, altra chiamata, pronto, buonasera. Pronto? Pronto? Niente, aspettiamo la prossima chiamata. E intanto ho visto che era arrivato un altro messaggio di un telespettatore che ci chiede in ecco, dice, io purtroppo ho una sinusite che mi trascino da tanti anni, che emerge saltuariamente, purtroppo quando questo avviene è un dolore terribile alla testa, nonostante cure effettuate non sono riuscito a debellarla. Allora, questi qua sono dei disturbi ricorrenti, si vengono chiamate proprio sinusopatie, cioè le sinusiti ricorrenti, e sono diciamo degli stati infiammatori che prendono i seni frontali, quindi la parte diciamo della superiore della faccia, dove c'è insomma la parte superiore del volto, e si manifestano con dei quadri proprio di cefalea, cioè di mal di testa proprio marcato, acuto. Molto molto acuto, cioè proprio che la testa proprio che scoppiasse, cioè. Però il malato che ha la sinusite ti dice guarda mi scoppia la testa, cioè proprio ha questa sensazione qua. Ma c'entra la stagione? Allora c'entra la stagione, nel senso che le sinusiti le vediamo più nella fase diciamo così invernale, nei cambi di stagione, quando ci sono un po' cambi di stagione che possono determinare riacutizzazioni, cioè. Si crea certe volte come un accumulo di questi secreti, di questo diciamo di questo materiale mucoso praticamente ai seni frontali, e quindi dà questo mal di testa, ragione per cui anche qui bisogna intervenire con delle corrette terapie antibiotiche e fare praticamente diciamo anche dei lavaggi molto belli anche dal naso, perché anche il naso, cioè il naso che respira bene funziona da drenante, no? Cioè libero le cavità mucose praticamente dei seni sfenoidali, quindi riesco a respirare meno. Ecco, lei diceva che delle cure le ha già fatte ma invano, quindi molto diciamo quelli che vengono consigliati le cure ai termarium. Il termarium è molto indicato per i disturbi diciamo otorino sinusitici, proprio perché cercano proprio di liberare le secrezioni, cioè evitare che si creino le secrezioni con le inalazioni. Molti consigliano anche di usare, non so, 10 giorni al mese terapia con dei mucolitici, perché hanno una funzione anti diciamo secretiva e libera comunque, cioè sono tutti, posso dire, dei rimedi che cercano un attimino di ovviare la situazione. Quando c'è comunque la riacutizzazione, chiaramente la terapia antibiotica, la terapia steroidea e la terapia antidolorifica fanno la parte del re leone. Quindi quando c'è una sinusite siamo in ambito antibiotico? Antibiotico assolutamente, perché c'è un'infezione, si crea proprio uno stato infiammatorio e di infezione, quindi l'infezione va proprio debellata con la terapia antibiotica.
Quindi necessariamente. Sono proprio delle infezioni che, diciamo, molte persone ne soffrono, ma nel momento in cui si crea l'infezione, se tu è lo stato infiammatorio, se non agisci, ripeto, sia col cortisone che con l'antibiotico, non riesce a venirne fuori. Cioè il mal di testa diventa proprio importante. Diventa importante e a volte è difficile da tenere. Difficile da gestire, assolutamente. E dunque, vediamo, forse abbiamo una chiamata. Ecco qua, pronto, buonasera. Scusi, dottor Carrera, siccome state parlando di un qualcosa che mi è capitato in famiglia pochissimo. Sinusite. Se non disturbo, però mi sembra importante. Siccome mio figlio una settimana fa ha avuto questi problemi di forti mal di testa, 2 settimane, è andato dall'otorino, gli ha prescritto l'aerosol, gli sta facendo di altri accertamenti. Ma quindi anche in giovane età, dottore, arrivano queste brutte sintomatologie, giusto? Sì, succedono. Siamo molto preoccupati come genitori. Assolutamente, sì. Specialmente... La ringrazio. Grazie, grazie. Buonasera, grazie a lei. No, quello che diceva il nostro osservatore è una cosa giusta e corretta. Si vedono anche nei giovani, più raramente, diciamo per fortuna, diciamo più raramente nei giovani, ci sono anche nei giovani. E poi è chiaro che c'è un po' l'allarme che si viene a creare in un genitore, perché quando un bambino viene a casa, dice che ha la testa che ti scoppia, che ha comunque una cosa così, un genitore è sempre portato un po' a pensare un po' al peggio. Quindi si è solo certe volte, però ripeto, le sinusiti anche nei giovani, nei ragazzi, hanno una sinusologia molto molto importante, molto molto dolorosa, ecco. Certo, va bene, tra poco ancora insieme al dottor Bianchi, ci fermiamo alcuni istanti, c'è una breve fascia pubblicitaria. Eccoci qui, seconda parte della nostra trasmissione, siamo sempre in compagnia del dottor Michele Bianchi, pneumologo, opera all'ospedale Costantino Cantù di Abbiategrasso. Ovviamente ci stiamo occupando di patologie respiratorie e ci hanno scritto alcuni nostri telespettatori, tra l'altro c'è chi ci chiede, ma sempre in relazione, abbiamo parlato prima della tracheite, e questa signora aggiunge un'altra domanda, cioè: ma chi prende la tracheite rischia di averla tutti gli anni? Perché si vede che probabilmente ha questo problema. Allora, certe volte il fatto di avere questi disturbi sono un po', come possiamo dire, un po' dei talloni d'Achille di ognuno dell'individuo. È facile che ci possano essere forme ricorrenti che possono, diciamo, ripetersi, diciamo, una volta all'anno o anche più volte praticamente all'anno, queste tracheite. Quindi la risposta è che queste, diciamo, sintomatologie, questi, diciamo, disturbi sulle alte vie respiratorie possono ripresentarsi. Quindi... Poi ci sono dei pazienti che sono più, diciamo, vulnerabili per tutta una serie di altre patologie o per a uno stato, diciamo, di immunodeficienza proprio dell'organismo, che li porta ad ammalarsi più facilmente. Cioè, per esempio, i soggetti allergici, i soggetti atopici sono più vulnerabili alle infezioni dei soggetti non allergici. Questo è assodato, insomma, che c'è una vulnerabilità più individuale, fenotipica dell'individuo. Ecco, tu prima ci dicevi, adesso siamo in questi giorni, sta piovendo fortunatamente per quanto riguarda la pulizia dell'aria, ma ci avviciniamo gradualmente alla primavera, però ci dicevi prima che già siamo in epoca, iniziano le allergie. Sì, sì, cosa possiamo consigliare a chi, ahimè, soffre, magari non casi eclatanti di persone che ovviamente si sono già messe in cura e via dicendo, ma chi ha quel fastidio che capita tutti gli anni con l'arrivo del polline, con l'arrivo dei primi fiori? Certo, di rivolgersi chiaramente a uno specialista, sia pneumologo o allergologo che sia, e fare una serie di test per accertare o meno lo stato allergico. Quindi quelli che noi raccomandiamo e vedere se bisogna intervenire o meno. Certo, bisogna vedere, perché poi qual è il problema? Che nel momento in cui uno accusasse un sintomo, ma siamo già dentro nel periodo della fioritura e della sensibilizzazione, lì noi non possiamo fare un esame diagnostico, perché il paziente dovrà fare già una terapia sintomatica, e la terapia sintomatica vuol dire prendere l'antistaminico. Se io prendo l'antistaminico non sono in grado di poter eseguire dei test di diagnosi, perché l'antistaminico blocca la reazione allergica, e quindi bisogna cercare di ricorrere a priori a fare questi esami prima di entrare proprio nel caldo del periodo, che poi alla fine non si riesce, cioè si riesce a fare solamente una terapia sintomatica ma non diagnostica. La signora Giovanna ti chiede, senta, io non mi sono vaccinata quest'anno contro l'influenza e purtroppo in famiglia abbiamo avuto molte persone
che hanno contratto l'influenza stagionale. Lei consiglia di vaccinarsi adesso o è troppo tardi? Adesso è un po' troppo tardi. Troppo tardi. Adesso in questo periodo assolutamente no. Diciamo che il giusto della vaccinazione avviene nel periodo inizio, diciamo, novembre, primi di novembre, in modo da abbracciare un po' tutto il periodo invernale, dove comunque c'è il più alto picco di incidenza dell'influenza. In questo periodo direi assolutamente no per quanto riguarda la vaccinazione antinfluenzale. Ecco, tra le richieste, l'otite si deve curare con antibiotico? Beh, l'otite è un po' il discorso che avevamo fatto un po' precedentemente alla sinusite, no? Nel senso che diciamo l'otite è uno stato in cui c'è un'infezione praticamente all'orecchio, e chiaramente, come tutti gli stati di infezione, perché poi anche le otiti, ci sono delle otite magari chiamate anche otite, diciamo, purulente, secretive, in cui l'orecchio spurga in un certo senso. Quindi in queste situazioni qua certe volte si ricorre sia all'antibiotico per via sistemica, cioè per prendere per bocca, sia all'antibiotico per uso topico locale, perché sono degli stati proprio di infezione importanti, certo, che certe volte vanno, come posso dire, anche a creare problemi per quanto riguarda il discorso proprio di ipoacusia, quindi uno rischia anche di sentire poco, quindi vanno comunque trattati subito con la terapia antibiotica. Ecco, la signora Margherita dice: ma è possibile effettuare una normale visita polmonare? Cioè, probabilmente il quesito se lo pone chi magari non è affetto da patologie particolari, però uno dice: ma una volta nella vita voglio sottopormi a una visita per stabilire la mia situazione. Allora, sì Alberto, questa domanda è bella, nel senso che spesso e volentieri, te lo dico così, nel senso che faccio un distinguo, la mia attività ospedaliera, la mia attività da clinico ospedaliero, da medico, diciamo, pneumologo ospedaliero, 9 volte su 10, se non 10 volte su 10, chi visito è gente che viene per una problematica ben definita. Quindi, cioè, è già ammalata. Cioè, esatto, già ammalata, perché c'è il medico di base che è, diciamo, quello che ha già visto il filtro, già visto il paziente, e lo manda dallo specialista per un'ulteriore, diciamo, rivalutazione. Altre volte capita nella mia attività invece privata che arriva delle persone a fare la visita pneumologica, come potrebbe essere dire la signora: voglio vedere lo stato dei miei polmoni. Cioè, non ho nulla di particolare, però voglio vedere lo stato dei miei polmoni. E allora lì è chiaro che, come uno si presenta dal cardiologo, non necessariamente uno c'ha un infarto o c'ha una patologia, fa anche un cardiogramma di controllo. E per la valutazione pneumologica, al di là della visita, che vedi, è la valutazione, qua abbiamo messo i nostri bei polmoni che sono molto cari, no? È la valutazione praticamente di tutto l'apparato respiratorio che viene con l'ascultazione. Ci deve essere poi l'esame spirometrico per valutare quanto fiato ha. Quindi la valutazione pneumologica di normalità consiste in una visita accurata del polmone e nello stesso tempo in un esame spirometrico per valutare la funzione respiratoria. Se proprio vogliamo, viene chiesta anche una lassa del torace, se ci sono dei fattori che ti fanno pensare, non so, ha fumato in passato, ha avuto qualcuno che è morto di cancro del polmone, tumore del polmone, cioè si fa anche un discorso radiologico, però la visita e l'esame spirometrico, come quando si va al cardiologo, fa l'elettrocardiogramma e la valutazione del cuore. Anche perché immagino che molte persone, naturalmente leggendo i giornali, seguendo i telegiornali, sono preoccupate, chi vive in Lombardia, della situazione climatica, della situazione dell'inquinamento, e quindi magari qualcuno dice: beh, vado a farmi visitare anche come prevenzione. Oppure cambio regione e vado a vivere, ecco, in un ambiente più sano. No? Però quello forse è più complicato. E quindi questo è il problema. Va bene, quindi una visita può essere utile. Una visita può essere assolutamente utile, assolutamente. Va bene, siamo giunti in conclusione. Ringrazio tanto il dottor Michele Bianchi. Ricordo, opera all'ospedale Costantino Cantù di Abbiate Grasso. E noi ci rivediamo lunedì, sempre a partire dalle 18. Adesso anteprima Nova Stadio con Luciano Rindone. A tutti, buona continuazione e buona serata.